Per il Movimento Uniti per Vincere, la chiusura della ceramica Cale di Borgotaro sarà un colpo mortale per tutti i valtaresi ed attacca duramente amministratori e sindacati. Martedì al presidio dello stabilimento Cale, il gruppo Astrofili Valtaro organizza una serata di osservazione astronomica per ringraziare tutti coloro che sono vicino ai dipendenti. Con l'arrivo dell'estate torna a Borgotaro ogni quarta domenica al mercatino dell'antiquariato in Viale Botte con negozi aperti nel centro storico e molti di loro faranno lo sbarazzo. La crisi economica che da qualche anno imperversa mette a dura prova i bilanci familiari. Forum Solidarietà ha organizzato a Borgotaro un incontro interessante per fornire utili consigli. La casa residenziale anziani di Compiano avrà un giardino Alzheimer. La regione destinerà il 70% del costo previsto per la realizzazione del progetto che sarà curato dall'architetto Valla. Si terrà nel Duomo di Berceto da martedì 30 giugno una rassegna organistica internazionale d'organo alla quale prenderanno parte alcuni concertisti di fama mondiale. L'ingresso sarà gratis. Buonasera e buon sabato ai nostri telespettatori, benvenuti al telegiornale. Diamo lettura in anteprima di un documento, di un volantino che il Movimento Uniti per Vincere diramerà il prossimo lunedì 29 giugno. Si tratta di un duro attacco all'amministrazione comunale di Borgotaro, ma non solo, ai sindacati. E in questo comunicato c'è la forte preoccupazione del movimento per la chiusura della ditta Cale. La chiusura della ceramica Cale ha dato un colpo mortale a tutti i valtaresi. Tutti naturalmente siamo solidali con le lavoratrici e i lavoratori, ma ci poniamo qualche legittima domanda. Quali accordi e impegni erano stati presi nel passaggio di proprietà tra Edilcuoghi e Cale? È possibile conoscere quel protocollo d'intesa a suo tempo conclamato tra politici e sindacalisti? Che fine ha fatto l'uomo forte della CGIL che garantiva tutto a tutti? Non si può più continuare con questa ipocrisia politico-sindacale. Forse un tempo si potevano spalmare posti di lavoro e finanziamenti a pioggia, ma ora non è più così. Le false promesse hanno le gambe molto corte. Anche a Bedonia la fallita Soprip doveva fare investimenti per poter riaprire i battenti con l'intervento di una ventina di imprenditori locali, ma ora non ci sono più né la Soprip né gli investitori locali. E allora la Valtaro deve cambiare verso perché gli inciuci non pagano più e danneggiano il cittadino. È vero che dobbiamo aiutare l'impresa come anche noi sosteniamo, ma occorrono imprenditori seri e qualificati che sappiano restituire i soldi con effetti moltiplicati in posti di lavoro. Il modello Fiat, soldi pubblici a pioggia mai restituiti, non risolve più il problema dell'occupazione. Ora si trasferirà il Conad nella vecchia ceramica dismessa. A parte il fatto che sia giusto risanare questo sito, che ne sarà delle attività ora insediate nei pressi del Conad? Non sarebbe stato meglio che l'amministrazione comunale dedicasse più impegno nel salvare i posti di lavoro anziché pensare a intermediazioni commerciali e immobiliari? E poi che ne sarà degli esercizi del centro storico dove invece si potrebbe rivitalizzare il tutto come stanno facendo in altri centri storici? E i commercianti sono stati sentiti? Noi, con la proposta di una lista civica aperta a tutte le sensibilità politiche, vogliamo un cambiamento radicale rispetto a questa amministrazione di Borgotaro che non ha prodotto nulla. Facciamo appello a tutti coloro che vogliono mettere in campo idee, progetti, trasparenza, coerenza ed onestà per dare vita ad un nuovo soggetto amministrativo ed impegnarci tutti insieme in una politica non di partito ma dei cittadini. Ci richiamiamo in particolare ai giovani, poiché a loro spetta il diritto di prendere in mano il proprio futuro. Bisogna dire basta agli inciuci. E a proposito della Cale, martedì il gruppo Astrofili della Valtaro, che annovera tra i suoi membri anche tre ex dipendenti della ditta, per ringraziare tutte le persone che sono state vicino ai lavoratori in questo momento difficile, organizza presso il presidio permanente davanti allo stabilimento di Borgotaro una serata di osservazione astronomica con alcuni telescopi professionali. Siete tutti invitati a prendere parte, ad iniziare dalle 21:30 per ammirare insieme la volta celeste.
Ogni quarta domenica del mese di giugno, luglio, agosto e settembre, il centro storico di Borgo Taro si anima del tradizionale mercatino dell'antiquariato organizzato dal Comitato del Mercatino con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Tutto si svolge sull'alberato Viale Bottego da mattina sino a sera tra mobili, libri e tutto ciò che è d'altri tempi. Il primo appuntamento è fissato per domani per un esordio di edizione che promette di essere particolarmente partecipato e ricco di proposte interessanti. I negozi del centro storico del paese rimarranno aperti tutto il giorno e molti di loro organizzeranno anche lo sbarazzo. I successivi appuntamenti saranno il 26 luglio, il 23 agosto e il 27 settembre, quest'ultimo appuntamento in concomitanza con la Fiera del Fungo di Borgo Taro, IGP. Nel prossimo servizio si parla di crisi economica, la forte crisi economica che ha colpito un po' tutto il mondo occidentale e in che modo riuscire a combatterla se non proprio a superarla. La crisi economica che da qualche anno imperversa in tutto il mondo occidentale sta mettendo a dura prova i bilanci familiari. Spesso con le entrate ordinarie non si riesce a coprire la quarta settimana del mese e molte volte si hanno difficoltà anche durante la terza, per non parlare poi di quanto si devono affrontare spese straordinarie come la riparazione dell'automobile o di un elettrodomestico. Forum Solidarietà, in collaborazione con l'associazione di volontariato Ricrediti, ha organizzato un interessante incontro presso Sala Imbriani a Borgo Taro per fornire una serie di consigli pratici su come gestire un bilancio familiare, articolando l'illustrazione su 5 punti fondamentali. Il primo punto della trattazione di oggi è stato come gestire un budget familiare. Il budget familiare, quindi il bilancio familiare, si fonda fondamentalmente su delle entrate fisse e delle entrate variabili. Le entrate fisse possono essere appunto lo stipendio, quindi appunto che mensilmente sappiamo di poter contare. Invece quelle variabili ovviamente possono essere, non lo so, delle vincite e degli assegni che possono essere corrisposti una tantum alla famiglia, eccetera. E quindi sono delle entrate effettivamente variabili su cui non si può contare sempre. Questo è fondamentale per avere poi una base su cui appunto anche fondare degli obiettivi che possono essere, non lo so, l'acquisto di un elettrodomestico, come di una macchina, quindi delle spese. E il secondo punto molto importante è come leggere e dettagliare i propri consumi, cioè un consumo diciamo cosciente che parte dal fatto che ci sono delle spese che sono essenziali, che ovviamente sono l'alimentazione, quindi il cibo, le rate appunto dell'affitto o di un mutuo o eventualmente appunto le spese per l'abbigliamento, non lo so, le rette degli asili, ecco, quelle spese che sono appunto fisse e quindi sono dei consumi fissi. Invece quelle variabili, che ovviamente sono tutto ciò che è un extra, che può essere dalla pizza il sabato sera alle sigarette, che comunque sia, insomma, anche se effettivamente i vizi possono essere parte integrante dei nostri consumi, però a volte potrebbero essere limitati e ci sarebbe comunque un risparmio notevole. Quindi un consiglio è appunto di diciamo dividere le entrate per 30, quindi per i giorni del mese, e vedere effettivamente qual è la somma disponibile. Ovviamente la somma disponibile va calcolata poi al netto di ciò che resta delle spese fisse, che vanno appunto detratte a questa somma. E il terzo punto appunto è come fare azioni di risparmio, e le azioni di risparmio diciamo che più o meno si ricollega al punto precedente, appunto è proprio lì un consumo più diciamo cosciente, quindi evitare fondamentalmente le spese che abbiamo detto che non sono fisse, quindi quelle variabili. Il quarto punto della trattazione odierna ha riguardato gli strumenti finanziari di base, che fondamentalmente possono essere appunto riassunti in 4 punti: il tasso di interesse, il conto corrente, le carte di pagamento e finanziamenti. Fondamentalmente, ecco, quello che è emerso è, diciamo, i consigli è questi, soprattutto leggere bene quello che si sottoscrive, cercare di scegliere un finanziamento con un tasso fisso, così sappiamo effettivamente, sempre ricollegandoci ai punti precedenti affrontati, sappiamo qual è la spesa effettiva da affrontare, e possibilmente scegliere le rate mensili, perché sicuramente una spesa minima spalmata in un anno è più facilmente affrontabile piuttosto che 2 rate semestrali magari più costose, più onerose. Il quinto punto, infine un breve accenno appunto al leasing, che come sappiamo è un contratto diciamo finanziario diciamo piuttosto diciamo recente degli ultimi anni, che è fondamentalmente è un diciamo
è basato su tre soggetti: c'è una società fornitrice che acquista il bene e una società concedente che concede il bene in utilizzo all'utilizzatore, che appunto è la terza parte, che fondamentalmente di solito è il privato, no? Che si impegna a pagare una maxi rata iniziale e poi successivamente delle rate mensili con il diritto di riscatto a fine contratto. Ovviamente poi il bene avrà ovviamente perso man mano il suo valore, e anche lì bisogna fondamentalmente cercare di scegliere dei leasing che abbiano appunto dei tassi possibilmente fissi. La comunità di Porcigatone si ritrova domani per celebrare la festa di San Pietro Apostolo, patrono della parrocchia. Il programma prevede alle 15 la celebrazione della messa animata dal coro di Brunelli, poi la processione con la statua del santo accompagnata dalle note del corpo bandistico Borgo Tarese. Al termine, sul piazzale della chiesa, si terrà la benedizione dei bambini e seguirà un momento di festa con specialità locali offerte dal gruppo promotore. Un appuntamento questo ormai annuale, religioso, con l'occasione di favorire l'incontro tra tutti gli abitanti della valle. Quindi non mancate domani dalle 15 a Porcigatone. E non mancate anche a questo appuntamento del quale vi sto per parlare, che è organizzato dalla Società di Mutuo Soccorso in Briani e dagli Amici della Montagna. Venerdì 3 luglio dalle ore 19 in poi in sala in Briani si terrà la pericena per Walter. Degustazione di vini, stuzzichini, torte salate e dolci fatti in casa con musica dal vivo e offerta libera. Vi ricordo che il ricavato sarà interamente versato alla Forza Walter Onlus per aiutare Walter Belli, il bardigiano Walter Belli, per l'acquisto di una particolare carrozzella manovrabile con il movimento del solo mento. Contiamo, dicono gli organizzatori, sul sentimento di solidarietà di tutta la comunità, e sarà sicuramente così, perché ad ogni chiamata, dove ovviamente la solidarietà conta, Borgotaro ma non solo, diciamo tutte le due nostre vallate, non mancano mai.